Dalla lettera ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che riguarda il figlio suo nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti. Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. I versetti che abbiamo ascoltato sono i primi sette che aprono la lettera ai Romani, una lettera che è stata scritta molto probabilmente nell'inverno tra il 56 e il 57 d.C. dalla città di Corinto ed è rivolta ai fedeli che vivono a Roma, verso i quali Paolo nutre il profondo desiderio di condividere la fede e di sperimentare un fraterno scambio di doni spirituali. A Roma si trovavano parecchie piccole comunità di credenti che provenivano dalla tradizione giudaica e altre che invece discendevano da una tradizione pagana. Proprio a tutti costoro che si sentono legati all'annuncio della buona novella, Paolo indirizza la sua lettera presentandosi come annunciatore di questa straordinaria notizia. Tratterà in particolare il tema della giustificazione per fede. Analizzando i primi sette versetti, riconosciamo il mittente, che è Paolo, al versetto 1, il destinatario, tutti quelli che sono a Roma, e il saluto, grazia e pace da Dio, al versetto 7. Nella parte centrale, l'Apostolo condensa e riassume i principali contenuti di fede: la promessa di Dio, l'incarnazione del Figlio, la resurrezione dei morti, la signoria di Gesù Cristo e l'obbedienza della fede. Cerchiamo allora di cogliere qualche spunto per la nostra meditazione e preghiera. Ci poniamo tre domande. Chi è Paolo? Quali sono i tratti qualificanti della comunità dei credenti e che cos'è il Vangelo? Chi è Paolo? Paolo si definisce al versetto numero 1 come il servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo. Vive cioè la propria esistenza al servizio del Signore Gesù che gli si è rivelato sulla via di Damasco. Gesù Cristo è divenuto il centro unico e imprescindibile della sua vita e in particolare l'Apostolo vive intensamente il paradosso della crocifissione e della resurrezione di Gesù, del cui mistero si fa annunciatore. Ci domandiamo allora che cosa o chi stiamo ponendo al centro della nostra vita? È il Signore Gesù a orientare i pensieri, i desideri, i progetti. Ci chiediamo se sia Lui la ragione ultima per cui vivere e amare. È Lui che raccontiamo con il nostro servizio, umile e segreto? Lasciamo parlare Lui attraverso la nostra vita oppure al contrario, mettiamo al centro noi stessi, il nostro successo personale, la nostra immagine? Alla seconda domanda, quali sono i tratti qualificanti della comunità dei credenti? Rispondiamo facendo riferimento al versetto 7. In particolare, i fedeli a cui Paolo si rivolge provengono da tradizioni differenti e sperimentano qualche difficoltà nell'intendersi, nell'interpretare l'annuncio evangelico e nel vivere la comunione fraterna. Qual è quindi il vero modo con cui affrontare queste tematiche? Paolo ci rivela che la comunità ecclesiale è costituita da coloro che sono amati da Dio e santi per chiamata. Cioè Paolo ci riporta ad un piano spirituale, ricordandoci che al principio di ogni comunione c'è la relazione col Padre, il quale ci ama immensamente e che per noi ha dato tutto. Solo riscoprendo questa relazione intima con il Padre, potrà scaturire una sincera e autentica fraternità. Paolo
Paolo aggiunge anche che i credenti in Cristo Gesù sono santi per chiamata, sono cioè resi santi, messi da parte, per vivere una relazione personale con il Signore, e tutto questo per vocazione, cioè come un dono che Dio offre, e non tanto per il nostro impegno, per il nostro rigore morale, per la nostra giustizia. Siamo santi perché il Signore ci ha strappati alla vita della carne, dal timore della morte, rendendoci liberi, innestandoci nel mistero di Cristo, morto e risorto per noi. Ci chiediamo allora se siamo consapevoli di questo grande dono, quello di appartenere alla Chiesa. Chiediamoci se sappiamo ritrovare la sorgente della vita di comunione con i fratelli e le sorelle nella fede a partire da questa relazione fondamentale con il Padre. Domandiamoci di che qualità siano le nostre relazioni nella comunità ecclesiale a cui apparteniamo. E poi ci poniamo questa domanda: che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è l'annuncio più bello e più grande testimoniato dalla storia. Dio si è rivelato nella nostra natura e ha patito la morte, una morte violenta, ma la potenza misericordiosa di Dio ha tratto Gesù dalla morte. Questo annuncio sconvolgente è quello che risuona nel giorno di Pasqua, ogni domenica in cui celebriamo la Santa Messa. È l'annuncio che ci testimonia che la potenza e la forza di Dio, che l'amore di Dio, vincono il nostro peccato, sono più grandi delle nostre miserie, delle nostre povertà. La vita del cristiano, a immagine di quella di Cristo, vive questo binomio di passione e resurrezione. Ogni volta che il servizio e la dedizione all'altro, l'accoglienza e il diminuire per amore ci fanno sperimentare il venir meno e il morire, proprio allora il credente può riconoscere la forza della resurrezione che strappa dall'egoismo, dal nulla e dalla paura della morte, per cantare la vita e la libertà dei figli di Dio. Ci chiediamo allora se ci lasciamo veramente toccare il cuore dagli eventi pasquali. Domandiamoci se sappiamo assumere la dinamica del morire per amore, se anche noi, nel servire, nell'accogliere i fratelli, ci sentiamo fortemente uniti a Gesù. In questi giorni che ci preparano alla Pasqua, sostiamo volentieri davanti al crocifisso, pregando per tutta l'umanità che soffre e che cerca la salvezza, e affidiamo a Dio tutta la nostra vita.